La Coppa Italia del Futsal resta in Abruzzo. È infatti l'Acqua e Sapone ad alzare il trofeo e a succedere al Pescara nell'albo d'oro della competizione. Si chiude con il tripudio del club della famiglia Barbarossa la Final Eight che quest'anno si è giocata al Palafiera di Pesaro. L'Acqua e Sapone ha superato proprio i padroni di casa ai quarti, poi Napoli in semifinale ed in finale ha avuto la meglio sui campioni d'Italia della Luparense. Una partita dura, intensa ed equilibrata. Se lo 0-0 regge fino alla metà della ripresa e anche grazie alla bravura dei due portieri, Mammarella e Miarelli. Quando Lara sblocca la situazione all'11° minuto della ripresa, beffando Mammarella dopo aver vinto un rimpallo con Lima, la finale sembra in salita per la squadra di Tino Perez, che però reagisce con una giocata da campione di Luca Jan, che dopo 3,5 minuti ripristina la parità. E nel giro di neanche un minuto l'Acqua e Sapone ribalta il risultato con la giocata d'astuzia di Calderoli, che sfrutta l'unico errore di Miarelli. 2-1 con finale trailing, la Luparense attacca col portiere di movimento, Ramon spreca il pallone del 2-2, mentre a 7 secondi dalla fine il contropiede del capitano Murilo chiude i conti col definitivo 3-1. Stefano Mammarella si porta a casa il premio di miglior giocatore della competizione, strepitoso con la Luparense, ma anche nella semifinale col Napoli, quando nella serie ai rigori ne ha neutralizzati 3 su 4. Così il calcio a 5 porta un altro trofeo in Abruzzo, il premio giusto per gli sforzi della famiglia Barbarossa, che ora sogna anche il primo scudetto. Un'emozione incredibile, tornare a vincere la Coppa Italia dopo 4 anni è fantastico, pensando che potevo anche smettere di giocare perché ho avuto la delusione di farmi un'operazione alle ginocchia. E poi devo ringraziare, fatemelo fare, il dottor Iannacone che mi ha dato una spinta per andare a fare l'operazione al professor Salini. E grazie di tutto a Daniele Ulisse che mi ha seguito, il professor Palaiello e Luca De Eugenio che mi hanno dato la spinta per poter continuare.